settimana di pausa, di meritato riposo, con l'angolo dell'eco dei Carducci. Oggi qui con me nessun alunno, ma la nostra prof Claudia Giacomazzi, che ci aiuta sempre a preparare il format settimanale e che oggi è venuta a trovarci. Perché non avevo niente di meglio da fare. Benissimo. Sono venuta a trovarvi, sì. Peccato, non sono male volentieri. Allora, parliamo ancora per questa settimana di esami di maturità e di come sono andate le cose. Ma facciamo allora, una riflessione. Sì, sì, diciamo, se ci limitiamo qui all'ambito triestino, diciamo che i bocciati non sono stati, il numero di bocciati non è stato elevato, anzi. Possiamo però vedere dagli anni precedenti sicuramente una diminuzione nei voti, nel senso che negli anni precedenti le medie con cui gli studenti uscivano era piuttosto alta, invece quest'anno diciamo che la media con cui gli studenti uscivano dal secondo quadrimestre era abbastanza simile al punteggio con cui sono usciti. Faccio un esempio, se uno aveva una media